Allora, oggi parte la rassegna di teatro per ragazzi 3x3 Christmas alla Cavallerizza, che fa parte nell'ambito dei festeggiamenti di Natale sotto la Torre, patrocinato dal Comune di Vigevano. Siamo particolarmente contenti di questa iniziativa, che è una prosecuzione di quanto abbiamo fatto già in Castello quest'estate con il 3x3 al Castello, ecco, sempre una rassegna per bambini, anche perché noi siamo convinti che in questo periodo di pandemia abbiamo un debito di socialità verso i bambini, perché particolarmente loro hanno patito di questo problema di non socialità, di non poter andare al teatro con i propri compagni, di non poter fare certe cose anche con le famiglie, con altre famiglie. E quindi questo inizio di ripresa, anche se poi è un po' forse una parola grossa, dovremmo aspettare ancora qualche mese per vedere la ripresa effettiva di questo settore, è significativo che abbiamo voluto fare degli spettacoli per bambini. Oggi è il primo spettacolo, ce ne sarà un altro il 19, un altro il 26, che chiude la rassegna. L'ultimo spettacolo è particolarmente amato dai bambini dai 3 ai 99 anni, perché è Il Piccolo Principe, ed è uno spettacolo, è un libro che ha accompagnato intere generazioni. Sono Arianna Rolandi e faccio parte della compagnia di teatro blu di Cadegliano in provincia di Varese. Lo spettacolo di oggi si chiama Nena, la magia del Natale ed è una storia tratta da una storia vera. È una bambina argentina che vive per strada e crea fiori di ferro. Durante il racconto incontrerà appunto diversi personaggi di fantasia. E il Natale che vive lei, un Natale per strada, dove i bambini saranno elementi portanti dello spettacolo, quindi verranno chiamati sul palco a vestire i panni di diversi personaggi. È una storia di Natale, diciamo, un po' stile Piccola Fiammiferaia, quindi dove il Natale appunto prende proprio la valenza del vero senso dello stare insieme e della famiglia. In tutto questo c'è anche un piccolo personaggio che è un burattino che si chiama Camillo, con cui lei inventerà diversi mondi.